Shadow the Gooch e ben ritrovati dal vostro AndroLink91. Questo è un nuovo video per Pokémon Sole e Luna. Siamo sempre più vicini alla fine di questo gioco, salvo qualche evento speciale che potrebbe esserci nel corso dell'anno. E mancano, dunque, vediamo un po'. Questo è un episodio, quindi 2, 3, al massimo 4, 5, 6, insomma. Manca davvero poco, diciamo una decina di episodi, proprio per fare un numero tondo. Quindi oggi andrò ad affrontare Rosso, come dissi appunto un paio di episodi fa, ma devo andare a depositare Solgaleo, perché sinceramente nel team non ne vedo l'utilità. Quindi facciamo una cosa veloce veloce e torniamo qui. Allora, dato che il Rosso inizia con Pikachu, io direi di cominciare con... Aspetta, con... con pinza, ovvero Vika Volt, comunque sia, perché mi resta più comodo. Vabbè, questo qua l'abbiamo già letto, quindi io vado avanti. Rosso è sempre molto espressivo, però ha la miglior citazione di tutti quanti i giochi Pokémon. I tre puntini. Ci è rimasto male Blu, che non ha sfidato lui. Oh! Oh! Sì. Ah, sono molto preoccupato per questa lotta, dato che i suoi Pokémon sono abbastanza forti. Sinceramente mi scoccerebbe dover allenarmi per battere il Rosso. Mi darebbe un fastidio. A parte penso che Pikachu sia il Pokémon più forte che ha. Cioè, l'ha usato come supporter e poi mi attacca. Che sbaglio. Cioè, tu inizi con Pikachu come supporter, è uno sbaglio enorme. Purtroppo il computer registra le mosse nuove e cancella quelle più vecchie. Purtroppo è fatto così il computer, ma è infatti Pikachu era più forte, ovviamente. Dovrei essere comunque sia più veloce. Mai, proprio mai. Vabbè. Se Pikachu non mi avesse fatto danni, forse avrei resistito. Mando Terza che c'ho Forza Antica. Forza Antica dovrebbe mandarlo KO, dato che riceve un 4 per. Riceve 400 volte il danno normale. Non so se è cambiata questa cosa nel corso degli anni. Se si dice solo 4 per o 400 per ancora si dice. Ma a quanto pare non gli ha fatto un bene amato cacchio. E quindi niente. Charizard con fuoco al colpo. Ah! Ok. E ancora fuoco al colpo. Ce l'ha fatta, meno male. A parte che c'ho pressione, quindi l'ha finiti. 2-4-1 gli è rimasto, quindi sì, l'ha finiti. Perfetto. Dunque, allora io manderei, dato che è fuoco, Taiga. Charizard è un Pokémon fuoco volante. Il mio Taiga ha braccio teso, che dovrebbe bastare. È fuoco bomba. Perché? Vabbè, così a caso. Ma dai, di quanto? Vabbè, tanto per counterare Blastoise e Venusaur, i Pokémon ce li ho, quindi non mi preoccupo. Anche fosse revitalizzo, quindi non c'è nessunissimo problema. Allora, manda Blastoise e cambio Pokémon. Allora, mando Woody. Magari Woody non è la scelta più azzeccata, ma in questo momento sì. Purtroppo mi tocca fare così. Vediamo un po'. Vado ricando un becco, intanto gli faccio qualche danno. Non hai gelo raggio, vero? Già gelo raggio, porca miseria. E vabbè. A questo punto revitalizzo un attimo pinza. Dove c'è la revitalizzante? Eccoli qua sotto a tutti. Revitalizzo pinza. Idropompa non ha missato, purtroppo. Dannazione, dannazione. Che palle. Che palle, Rosso. Vabbè, dopo 4 fuoco al colpo missato. 3 fuoco al colpo. O 4. Quanti ne erano? Dovrebbe averne fatti due.
Dai, è più veloce lui, ma come? Ma come più veloce lui? Dai, Blastoise è un Pokémon lentissimo. Ma che dici? Ma proprio guarda. Io non lo so. Ma tanto scende la grandine. Ah ah. Loser. Ok, io avrei anche liofilizzazione che è super efficace contro i Pokémon di tipo acqua, sai? Oh. Non gli ha fatto un bene amato cazzo proprio, per dirlo chiaro e tondo. Quale cavolo di Blastoise ha Cannon Flash, Gelo Raggio e Idropompa nello stesso set? Quale? Voi dovete spiegarmi che si sono fumati alla Game Freak, dovete dirmi. È proprio questo secondo me però il bello del gioco, sapete? Giocare con mosse che in teoria non metteresti neanche a pagarti oro su un Pokémon, proprio. Forse è questo il bello. Ma. A Cannon Flash, ma dato che sono resistente al tipo acciaio, non dovrei avere problemi. Rianimo anche Woody. Cioè, idropompa una potrebbe anche missare una sola, non dico tutte, una. Una sola. La grandine, quanto ci manca per la grandine? Fa vedere. E su. 2 turni. Ah, dovrebbe bastare allora ad andare KO. Dovrebbe farlo andare KO tranquillamente allora. Dato che ha un Pokémon. Ah, perfetto. A questo punto mi ricarico. Gli è rimasto un solo idropompa se non sbaglio, sì. E vabbè, dai. È andata come è andata. Smetti di grandinare proprio quando mi serve. Ma guarda un po' i casi della vita. Allora, aspetta, ma io mo sta cosa devo vederla perché sennò. Info, allora ha 110 di velocità. Quindi lui ha 75. Quindi in teoria dovrei essere più veloce di un Blastoise. No. Ha Nero Pulsar. Va più o meno bene. Che set ha quel Blastoise? È assurdo. Lapras. Puttana di Eva Lapras. Puttana di Eva. Lapras l'aveva liberato. Ah! Non ha Snorlax, Venusaur e Espeon dovrebbe avere. Il bastardo ha anche Espeon. Eh sì, ha anche fottuto Espeon. Bora! E Bora non missa! Non missa Bora! Guarda, è proprio. Manca a farla apposta. Oh, meno male. Rischio, rischio tutto. Non missa, e non missa. Ah, di quanto! Iperpozionami. No, no, devo ricaricare pozione max. Che iperpozionami, fermati. Vai, vai, vai. Missa quella cazzo di Bora. Dopo questa ne ha ancora due. È un modo per forza fare iperpozione, non ho altro. Dai, ma perché tutte quante le zecca tranne una? Dovrei resistere ancora a un'altra Bora? Mi sa di sì, in teoria. Oh no, no, non resisto. Psichico? Ah, ha finito le Bora? Ok. Quindi vado tranquillo allora ora. Posso usare un attacco? Ok, allora. Surf? Ah. Va bene. Quanto mi fa un attacco da stab? Un attacco da stab fa tanto e quindi mi tocca revitalizzare.
Purtroppo mi tocca revitalizzare assolutamente. Vabbè, tanto con... voglio dire, con Woody dovrei farcela con Woody, no? Sì. Poi revitalizzo altri e poi dovrei farcela tranquillamente. Tanto Woody è più veloce, no? È più veloce. Ah, meno male. No, dico, vorrei vedere. Ok. Me la sta facendo sudare questa lotta rosso, eh. Vorrei vedere se avessi Pokémon a tutti a 70, se ce la farebbe. Mamma mia. Venusaur. Questo Venusaur però ha il suono più gay che io abbia mai sentito. Perché? No, è una domanda, perché ce l'ha? Non perché e c'è un motivo, perché ce l'ha? Wow. Ma sì, tanto. Che gli fa? Ninetales. Questo maledetto Ninetales mi ha fatto sbagliare la Indovina il Pokémon Challenge, maledetto, perché io ero convinto che fosse Tails come code e non come storia. Tails, scritto in quel modo, è storia. Sì, è storia. Storie. Anche perché ogni coda racconta una storia. Ok, va bene, fin lì, ok. Ma il problema è che dicendosi allo stesso modo mi hai tratto in inganno il bastardo. Ah, dovevo fare alito gelido. Dio. Oh. Ah. Mi tocca revitalizzare. Chi rivitalizzo però? Qualcuno che sia immune al veleno. Un tipo lotta. Tipo Capitan Falcon. Dovrei rivitalizzare. Fango bomba. Ah, beh, se resisteva ci prendeva a botte dalla grandine, quindi. Niente di che. Allora, Capitan Falcon dovrebbe resistere a una fangobomba. Ma sicuramente quel bastardo cambia attacco. Ovvio che cambia attacco. Eccolo! Brutto colpo! Brutto colpo! Brutto colpo, ma ti rendi conto? Cioè, ci rendiamo conto di quello che stiamo vedendo? Io non posso attaccare ora. Non posso attaccare. Non posso proprio attaccare io in questo momento. Devo revitalizzare i Pokémon e preparare un altro attacco. Oh, mamma mia. Oh! Parassi semi lo evito! Evito il parassi! Evito il parassi! All'attacco speciale non dimezzato, ma quasi. Quindi ora revitalizzo Woody. Dovrei revitalizzare Pinza? Sì. Ma no. Oh, smette di grandinare, puttanella. La puttanella smette di grandinare? Tu non sai quanto posso essere stronzo io. Più veloce! È più fottutamente veloce! Ok, attacco speciale ora proprio a zero proprio. Vado KO anch'io, non mi interessa. Vediamo a quanto rimango. Oddio. Non mi interessa, non mi interessa. Oh, guarda, un Ninetales a 69. Chi manda ora? Oh, Snorl. Bene. Ci voleva un Pokémon di tipo lotta. Te. Non è che fa belli dram? Peso bomba? Oh mio Dio. È tipo lotta, è ovvio. No, non è tipo lotta. Oh sì, non ce l'ho presente ora, peso bomba. Ora, Capitan Falcon non è che sia proprio forte per la sua velocità, eh. Però sono più veloce. Ok. Forse non basta mandarlo KO. Però potrebbe anche farcela.
Oh, dai! Vai così! Oh, gli è rimasto solo Espion. Oh, ha Weavy ancora. Dovrebbe avere Espion. Cosa? Oh, ah. Cos'è successo? Ah, ok. Aspetta. Lapras, Snorlax, Charizard, Venusaur, Blastoise e Pikachu. Ah. Io e Rosso siamo stati chiamati qui a presiedere all'albero della lotta. Ci vediamo in cima all'albero, se riuscirai ad arrivarci. E la prossima volta faremo sul serio. Ci è rimasto male, Rosso. Ciao. Io mi occupo delle registrazioni dati, vuoi vedere i tuoi risultati? No. Questo Pokémon è davvero eccellente, già. E tu chi saresti? Non credo che tu sia un allenatore così in gamba da farmi passare la noia. Ah, ok. Devo battere tutti, forse? Benvenuto, ho scambiato punti lotta? No. Non ce li ho. Capito, lei si occupa della registrazione dati ed è la stessa. È lei? È lei! Si ci trae in inganno lei! Va bene, comunque sia Kuj. Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Nel prossimo... Non so se andare a cercare Necrozma o iniziare l'albero della lotta. Perché poi dovrei anche risfidare la Lega Pokémon. Ma credo che andrò a cercare Necrozma. Non ne sono pienamente sicuro però. Quindi Kuj, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Sapete che c'è? Vado a cercare Necrozma, dai. Facciamo così. Come in ogni video vi ricordo che trovate i link per la pagina Facebook e la pagina per Twitter in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!